Eccoci qua. Allora, siamo arrivati al momento degli approfondimenti con i nostri ospiti delle altre interviste. Qui fisicamente con me in studio ho Renato Bressan, segretario dello SPCGL del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Ma questa volta nella parte di approfondimento specifico della nostra trasmissione. Perché? Perché collegato non è potuto intervenire, ma lo farà in seguito, presto, speriamo. Abbiamo il presidente dell'ANCI del Veneto, ben arrivato anche al sindaco peraltro di Treviso, Mario Conte, grazie di essere qui con noi, Presidente. Grazie, grazie a voi per l'invito e un buongiorno a tutti. Benissimo, allora chiedo alla regia se magari ci alzano il volume perché adesso la sentiamo piano con la voce, comunque adesso provvederanno. E vorrei appunto incominciare con lei per raccontare qual è il ruolo che è cambiato comunque nel tempo e che lei vorrebbe fosse dell'ANCI del Veneto, quindi questa rappresentanza che lei ha di tutti comuni del Veneto, comuni grandi e piccoli, non è cosa di poco conto, ma in un momento come questo, con la pandemia, i comuni si sono trovati in grosse difficoltà. Ci sono stati anche dei finanziamenti che hanno fatto richiesta, poi non abbiamo più saputo se sono arrivati o non sono arrivati, nelle grandi polemiche. Insomma, qual è lo stato dell'arte, Presidente? Ma guardi, allora ANCI Veneto rientra ovviamente in ANCI Nazionale, che è la grande associazione che rappresenta tutti i sindaci d'Italia. Io ho l'onore e la fortuna di essere presidente dei sindaci del Veneto e ANCI Veneto raccoglie praticamente quasi tutti i comuni del Veneto che hanno voluto spontaneamente aderire alla nostra associazione. Noi di fatto, in modo assolutamente trasversale, ci occupiamo di tutti quei temi amministrativi che vedono i sindaci e i vari ruoli amministrativi locali coinvolti su delle battaglie, se così si possono definire, che ci vedono tutti uniti. Si parla di organici, si parla di fondi, si parla di politiche per migliorare la qualità dei nostri territori, la qualità della vita, di ambiente. Adesso stiamo parlando di recovery plan per capire se le nostre amministrazioni saranno poi in grado un giorno di poter accedere a questi fondi, se abbiamo le competenze, se abbiamo gli organici. Insomma, tutti quei temi che ci vedono quotidianamente protagonisti e abbiamo un occhio di riguardo per la tutela del ruolo degli amministratori. Perché sapete che siamo sempre più coinvolti da responsabilità anche da un punto di vista personale. Abbiamo da poco visto il sindaco di Torino che è stata condannata personalmente per gli episodi successi in piazza in occasione della partita di Champions League. E noi riteniamo che episodi come quelli dove c'è un eccesso di responsabilità nei confronti degli amministratori non sia esattamente corretto. E così come per molti altri temi che riguardano appunto la vita comune dei noi poveri sindaci. Dicono i poveri sindaci perché nel sottolineare che è davvero straordinario servire le nostre comunità e ricoprire il ruolo di primi cittadini, dobbiamo anche però dire molto onestamente ai nostri cittadini che chi fa il sindaco lo fa davvero per passione nei confronti della propria città, per amore per i propri cittadini, per uno spirito di servizio. E non certo come succede per altri ruoli politici, per aspetti legati magari a un compenso molto importante, perché ricordo che ci sono sindaci, soprattutto quelli dei comuni più piccoli, sotto i 5.000 abitanti, che hanno dei compensi assolutamente irrisori e molte volte, anzi quasi sempre, fare il sindaco è un ruolo molto prestigioso che ti dà la possibilità di sviluppare e di provare un'esperienza professionale davvero molto formativa, ma da un punto di vista economico la stragrande maggioranza di noi ci rimette. Ma lo facciamo molto volentieri, lo facciamo perché amiamo i nostri cittadini, perché amiamo i nostri territori e perché vogliamo dare. Il sindaco è una persona che dà, che sa ascoltare e che sa poi portare anche delle soluzioni concrete. Io credo che ci sia un abisso tra i sindaci e coloro che fanno politica a livello in questo momento governativo. Guarda, questo Quindi dicono sempre i siamo davvero sindaci. molto orgogliosi. Infatti, qui le chiedo una cosa, visto che ne approfitto alla luce di diverse mail che ci sono arrivate in questo periodo. I comuni hanno rivestito un ruolo strategico, perché? Perché col discorso delle zone gialle, rosse, arancioni, eccetera, si è parlato di ambito comunale e tanti cittadini, soprattutto anche molti anziani a dire il vero, hanno detto: ma perché ostinarsi in questi limiti comunali?
comunali, perché visto che i nostri comuni sono diffusi sul territorio, sono capillari, un anziano vive da una parte e i figli dall'altra e non possono andarli a trovare. Cosa ci sta dietro questi limiti dei comuni, quando fino a qualche tempo fa, prima che scoppiasse questa bagarre, si parlava addirittura di unioni di comuni, di accorpare i comuni? L'Europa aveva dato degli input molto forti. Glielo chiedo perché poi questo si aggancerà anche a delle questioni che affronteremo con il sindacato. Sì, in realtà, guardi, nella gestione di questa emergenza pandemica i sindaci hanno avuto un ruolo poco più importante rispetto al cittadino comune, nel senso che noi abbiamo subito tanto quanto i nostri cittadini quelle che erano delle decisioni che arrivavano soprattutto dal governo con i famosi DPCM, cioè fino a un anno fa nessun cittadino sapeva cosa fosse un DPCM. Oggi invece noi ci svegliamo alla mattina o soprattutto attendiamo il sabato sera, questa è una battuta, per sapere insomma quali saranno le scelte da parte del governo. E in più subentravano anche le ordinanze regionali, che molte volte erano in contrapposizione con i DPCM, ma a far da interprete per i nostri cittadini a tutta questa schizofrenia di regole, entravano in gioco i sindaci, che quindi dovevano spiegare il perché delle restrizioni, il perché del coprifuoco, il perché dei limiti territoriali, senza però aver partecipato al tavolo decisionale. Quindi noi abbiamo fatto davvero gli equilibristi tra la grande confusione generata da delle scelte sicuramente complicate ma a volte discutibili e la grande incertezza che si generava nella testa dei cittadini. Quindi su molte cose noi potevamo essere d'accordo o meno, ma noi abbiamo sempre assunto un atteggiamento responsabile di grande collaborazione, consapevoli che questa gestione pandemica era davvero complicata per tutti. Ed è complicata, perché se fosse finita qui saremmo tutti felici e contenti, ma la vedo un po' difficile. Allora, so che do la parola un attimo al segretario dello Spinato Bressan. C'è stato un incontro, perché il ruolo delle amministrazioni comunali è strategico anche in relazione alle problematiche sociali, non di poco conto. Cosa c'è stato? Un incontro volto? Qual è il vostro intento, segretario? Ma nella verità noi di incontri con gli amministratori locali ne facciamo tanti. Adesso la settimana presenteremo anche il rapporto 2020 sulla negoziazione in Veneto. Vi anticipo che noi contiamo circa 140 documenti sottoscritti e firmati con quasi altrettanti sindaci. Alcuni di questi, una decina, sono stati sottoscritti con le ULS, proprio come dire per il verificarsi della pandemia, e quindi abbiamo accelerato. E tra l'altro un ringraziamento non solo alle nostre strutture territoriali che si sono adoperate in un periodo maledettamente complicato e difficile, ma anche agli amministratori che in qualche misura hanno, come dire, accolto le nostre richieste. E lo voglio dire perché non è stato così facile. Noi la negoziazione la facciamo da molti anni con gli amministratori, portiamo anche a casa dei risultati. C'è una sensibilità, devo dire, da parte dei primi cittadini nel raccogliere anche le istanze che portiamo a quei tavoli, ed è chiaro che però è stato complicato anche per loro. Le cose che diceva adesso il Presidente sono assolutamente vere. Del resto, quando è arrivato il Covid, io dico sempre, non è arrivato col libretto delle istruzioni. È arrivato e tutti quanti abbiamo dovuto in qualche misura ingegnarci sulla nuova attività che abbiamo dovuto piegare a di fronte, come dire, alla pandemia. E quindi non c'è stato solo il merito, nel senso che noi, come dire, dall'inizio dello scorso anno abbiamo dovuto cambiare quelle che erano le nostre piattaforme, quindi abbiamo chiesto ai nostri territori di cambiare immediatamente le piattaforme e inviarle un'altra volta alle amministrazioni locali e mettere al centro quello che avevamo definito il cosiddetto welfare di emergenza, perché c'era un'emergenza e bisognava intervenire su quello, magari tralasciando quelli che erano. Ecco, traduco un attimo per i cittadini la piattaforma, che cos'è? Le piattaforme non sono nient'altro, come dire, che delle richieste scritte che facciamo agli amministratori locali, che inviamo tutti gli anni, non solo a loro, alle province, alle ULS, alla regione, eccetera, in quale diciamo: guardate, dal nostro punto di vista le risorse pubbliche che voi avete da parte dei cittadini, di cui ricordiamo sempre gli amministratori perché gli mostriamo le analisi
socio-economiche, tra l'85 e il 90% delle basi imponibili arrivano da lavoratori dipendenti e pensionati. Ecco, è un dato sul quale, come dire, inconfutabile, okay. Questo riguarda tutte le amministrazioni locali. Ovviamente ascoltiamo le esigenze che arrivano dal territorio, le istanze attraverso i nostri gruppi dirigenti, nelle assemblee che facciamo con i lavoratori, con i pensionati, con i cittadini, adesso chiaramente molto meno rispetto una volta, ma rispetto a quelle emergenze e rispetto a quelle istanze chiediamo agli amministratori magari di mettere in campo alcune soluzioni che proponiamo, che vada il servizio di assistenza domiciliare, esatto. I pasti a domicilio, il trasporto e così via, insomma, ecco, i servizi sociali a domanda individuale. Bravissimo, interrompo solo un secondo così perché abbiamo questa interazione che è più facile quando tutti sono in studio, così diventa un po' più difficile. Presidente Conte, mi sente? Sì, sì. Allora, i comuni hanno quindi un bilancio dove c'è una voce specifica per far fronte a queste esigenze del territorio, quindi voi ne tenete conto perché fa parte dell'ordinaria amministrazione queste relazioni che si hanno con le parti sociali? Sì, assolutamente. Io approfitto per ringraziare tanto Renato Bressane e poi tutti i referenti che sono nei vari territori, perché credo che, guardate, mai come in questa fase sia fondamentale far squadra e creare una sinergia che deve servire in questo momento per la gestione della fase emergenziale con dei capitoli di spesa cosiddetti emergenziali. Ma guardate che ci sarà anche una fase di ripresa che se noi non guidiamo ma subiamo ci vedrà a perdere delle opportunità che possono diventare straordinarie. E ricordo che ogni euro che entra nell'amministrazione comunale ed esce sotto forma di servizio, quindi un servizio al cittadino, qualità della vita e tutti i servizi essenziali per quelle che possono essere considerate le cosiddette fasce magari un po' più deboli della nostra comunità. Quindi noi abbiamo sicuramente delle voci di capitolo destinate al welfare sociale, ma soprattutto dobbiamo pianificare quelli che saranno i passaggi futuri per il rilancio dei nostri territori, che deve obbligatoriamente passare dalla condivisione, perché chi meglio dei rappresentanti, per esempio dei pensionati, può portare sul tavolo di concertazione quelle che sono le reali esigenze? È finito il periodo dei tuttologi, cioè il sindaco non può conoscere alla perfezione quali sono le esigenze precise, dettagliate e quantificate di ogni rappresentanza della parte sociale del nostro territorio. E quindi noi ci appoggiamo alle sigle sindacali che stanno facendo un lavoro straordinario nell'accompagnare le amministrazioni comunali nella pianificazione del futuro, perché abbiamo delle opportunità davvero importanti se sappiamo gestirle bene. Diversamente ci sarà o sperpero di denaro pubblico o ci sarà un sostegno insufficiente a quelle che sono le esigenze delle varie categorie. Allora, e qui arriviamo a quelle che sono le esigenze che sono mutate nell'ambito del breve periodo, tra l'altro. Che cosa avete riscontrato da queste indagini che avete svolto sul territorio? E quindi che cosa andate a presentare come richiesta, dove è fattibile ottenerla? Perché poi vedremo anche il discorso del recovery plan, che opportunità può dare. Certo. Ma quando abbiamo parlato di welfare di emergenza e quindi di queste piattaforme che abbiamo riformulate come un treno che cambiava, doveva cambiare assolutamente i binari in corsa, e lì abbiamo messo al centro alcune questioni molto concrete. Parlavo del servizio di assistenza domiciliare che in questo caso, come dire, andava assolutamente potenziato, perché l'isolamento relazionale degli anziani, che già, come dire, esiste in una fase normale della vita delle persone, in quel caso si era accentuato. Allora tante amministrazioni, ad esempio, abbiamo condiviso il fatto che bisognava intanto cominciare a chiamare anche solo telefonicamente per capire quali erano le esigenze che avevano e capire anche come si poteva intervenire a sostegno di quelle famiglie, di quelle persone. Pensiamo alla solidarietà alimentare, come dire, sono stati erogati per effetto, come dire, di quella che era stata l'ordinanza della Protezione Civile, una serie di milioni di euro ovviamente a tutti i comuni d'Italia per la solidarietà alimentare. Anche lì i criteri, come dire, per redistribuire questi bonus
spesa che poi sono stati erogati da tutti i comuni, anche lì abbiamo cercato di dare una mano e anche un contributo di idee per l'erogazione, come dire, a chi dovevano effettivamente rivolgersi quei contributi. Ma pensiamo anche, come dire, al fatto che ad un certo momento tutti i nostri ragazzi sono rimasti a casa da scuola e quindi non c'era solo la didattica a distanza, ma con tanti comuni abbiamo ad esempio discusso delle biblioteche online, e cioè del fatto che bisognava in qualche maniera tirare fuori anche i giovani, soprattutto i giovanissimi, perché gli stessi psicologi ci dicevano: attenzione, perché questo periodo di separazione da quelli che sono, come dire, i loro ambienti sociali rischierà di avere dei problemi anche sulla loro crescita. E quindi anche su questo sono state attivate tutta una serie di operazioni proprio sui bambini, sui figli, eccetera. Tutte cose che abbiamo fatto con i comuni nel 2020 stiamo continuando a fare anche nel 2021. No, ma è bene anche raccontarle, perché se non si dicono, non si raccontano, sembra che poi anche i comuni non si attivino quando non si vede il servizio. No, devo dire che con i comuni si fanno cose concrete, ecco, non si chiacchiera, perché loro sanno che devono erogare quei servizi che diceva per l'appunto il Presidente, che chiamiamo servizi a domanda individuale, ma che poi i cittadini sono lì che te li chiedono perché hanno delle necessità, oltre ovviamente al fatto che pagano delle imposte e quindi chiedono di converso che quelle imposte si trasformino effettivamente in servizi. Allora, adesso darò la parola al Presidente con alcune domande, però dovete avere pazienza, siamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo insieme in studio, tra poco.